Con il dottor Costantini, qui al Palafiere di Via Tirino, il centro vaccinale di Pescara, siamo entrati un po' nella stanza delle stanze, nel regno dei vaccini, perché è proprio qui che si preparano. C'è questo pool di esperti e di ormai bravissimi che preparano i vaccini da distribuire non solo qui, ma in tutta la provincia. Si accorciano i tempi e si può procedere alla campagna vaccinale che oggi, con l'Open Day, prevede la somministrazione anche e soprattutto rivolta ai più giovani. Intanto come sta andando? Poi ci racconta qualcosa anche di questa stanza. Beh, la giornata sta andando bene, procede bene, siamo già operativi da questa mattina, sia per quanto riguarda qui il Palafiere, quindi la città di Pescara, e poi la produzione anche per Montesilvano, per Penne e per Valpescara, che sono gli altri punti, della ASL di Pescara in cui, operiamo con la vaccinazione. Quindi i numeri sono discreti, potevano anche essere superiori. Noi avevamo previsto e messo a disposizione un certo numero di dosi. Siamo a buon punto, vediamo alla fine della giornata come andrà, ma insomma l'affluenza c'è e siamo soddisfatti. Il messaggio che voglio dare è proprio questo: chi si vaccina può anche essere colpito dal virus, ma non va in ospedale, rimarrà a casa senza quasi sintomi e quindi supererà benissimo la malattia, diciamo, la presenza del virus. Viceversa, chi non è vaccinato ha possibilità, anche giovane, stiamo vedendo giovani che arrivano al Covid Hospital e poi, ahimè, in rianimazione, questa cosa può essere evitata soltanto con la vaccinazione. Io faccio gli scongiuri in questo momento, però su oltre 400.000 vaccinazioni che abbiamo fatto nella provincia di Pescara, ad oggi non c'è stato nessun evento avverso grave. Questa cosa la dice lunga sul fatto che questi vaccini comunque sono sicuri. Certo, nella numerosità ampia su popolazione mondiale, il numero di eventi avversi statisticamente esiste, ma una gestione anche dell'anamnesi e quindi da parte della classe medica che valuta caso per caso la situazione del paziente, quindi indirizza verso un certo vaccino piuttosto che un altro. Ecco, tutte queste caratteristiche ci permettono di dire che sono vaccini sicuri. Lì ci sono i frigoriferi, vengono prese le dosi poi da assemblare, mi passi questo termine, e da consegnare poi con la siringa pronta. Chi sono queste persone che ci lavorano? Sì, noi abbiamo scelto sin dall'inizio una strategia, quella di costituire un gruppo di professionisti, farmacisti, infermieri preparatori che insieme quotidianamente preparano i vaccini. Abbiamo centralizzato tutto in un'unica farmacia che è questa e da cui poi partono i vaccini sia appunto per il palafiere in cui ci troviamo che per tutta la periferia. A seconda delle richieste dei vari centri vaccinali, con una certa stabilità che è di circa 5-6 ore, riusciamo a raggiungere anche, diciamo, tutta la provincia di Pescara. Così si fanno più numeri, si fa soprattutto accuratezza e precisione e quindi evitiamo qualunque tipo di problema nell'allestimento.